La Shinra. Più la conosco, meno la sopporto. Chi avrebbe mai pensato che un reattore Mako celasse un simile segreto? Era quella la ragione dell'aumento di mostri nella zona degli ultimi anni? Ritengo che dovremmo ascoltare molto attentamente la storia di Cloud da ora in poi. Non credi anche tu, Barrett? Perché lo chiedi a me? Facciamo una pausa, continuiamo a sentire. Invece no. Andiamo avanti. Fatti gli affari tuoi tu. Ehi, hey Cloud, va avanti con la tua storia. Ti fa? Hai aspettato lì fuori tutto il tempo? Sì. Ritornarmo a Nibelheim. Sephiroth si rinchiuse nella locanda, non voleva parlare con nessuno. Dopodiché sparì all'improvviso. Lo ritrovammo nel più grande edificio di Nibelheim. La gente del villaggio la chiamava Residenza Shinra. Questo è uno dei luoghi più importanti. Sia di Final Fantasy VII che della storia in generale, sia di Sephiroth e di tutto ciò che ovviamente lo racchiude. Era disabitata da prima ancora che nascessimo. Molto tempo fa alcuni dipendenti della Shinra vivevano in quella villa. Esatto. Ok, ci penso io. E qui siamo all'interno della Shinra Mansion. Che può essere tra l'altro esplorata interamente. Cioè, può essere tranquillamente esplorata. Anche qui c'è un pianoforte, ma non è la stessa cosa. Questo ci permette comunque di... come dire, di spoilerarci, tra virgolette, quello che effettivamente dovremmo fare in futuro. All'interno della villa Shinra. Vedete, qui per esempio non possiamo andare. Non possiamo fare. Non c'è niente che qua ci permetta di andare. Quindi, cioè, dove si trova Seppo? Vedete, qui non c'è possibilità di fare nulla. Anche se saliamo. Dov'è? Qui c'è. Ci sono le piante. Qui c'è una cassaforte. Che avremo possibilità in futuro di vedere cosa avrà al suo interno. Ma per ora è presto. È presto. Anche per parlarne. Ne parleremo poi con più calma. E qui, vedete, non c'è nulla. Non si può fare niente. Non c'è traccia di Sephiroth, eppure l'ho visto entrare in questa stanza. Esatto, quindi Sephiroth è entrato qui, però. Eccoci qua. E questa è una zona particolare. Avremo modo di ritornarci. E avremo modo di fare altre robe qui. Quindi. Questo è soltanto l'inizio. Qua per adesso non si può fare nulla. Possiamo solo andare di qua. Invece. Vabbè. Niente, poi ne parliamo. Poi ne parliamo. Una forma di vita in uno stato di animazione sospesa, estratta da uno strato roccioso risalente a 2000 anni fa. Il professor Gust chiamò quell'organismo Genova. Data XY confermato che Genova è un antico. Sbagliato. Data. Il progetto Genova è stato approvato. Uso del reattore Mako 1 autorizzato. Genova. Il nome di mia madre. Il progetto Genova. Possibile che sia solo una coincidenza? Professor Gust, perché non me l'ha... Perché non me l'ha detto? Perché è morto? Il mistero si infittisce. Comunque, Genova in realtà non è un antico. La Shinra ha dedotto che fosse un antico, ma in realtà Genova non era un antico. Genova era un alieno.
Genova era in tutto e per tutto un alieno. E inoltre era un alieno molto particolare, perché era un alieno che era capace di poter mutare la propria forma corporea. Ecco perché diciamo, il reparto di ricerca della Shinra l'ha valutata come se fosse un antico. Perché originariamente Genova, essendo precipitata sul pianeta Terra, abitato a quei tempi dagli antichi, ha assunto la loro forma, ha assunto i loro usi e costumi, ma non era fondamentalmente un antico, era un alieno. Era letteralmente un alieno, Genova. Vorrei rimanere da solo. E se ci continuiamo a parlare, non possiamo fare altro. Per cui torniamo indietro. E adesso si vede Sephiroth. Da quel momento Sephiroth si rinchiuse nella residenza Shirra. E consultò documenti su documenti, come se fosse in preda a un'ossessione. Le luci nel sotterraneo erano sempre accese. Guardate tutti i libri che si è sfogliato Sephiroth durante tutto questo periodo. Ecco, è qui. Il giorno del giudizio. Le campane del giorno del giudizio. Una delle parti più belle in assoluto. Il plot twist dei plot twist. Ah, la classica risata. I libri che sono stati rimessi in ordine. Eccolo. Chi va là? Ah, il traditore. Questo è uno dei discorsi più fighi che hanno identificato praticamente il Sephiroth umano. Traditore? Ignorante traditore, lascia che ti illumini. Questo pianeta originariamente apparteneva ai Cetra, una razza di nomadi. I Cetra viaggiavano, sbloccavano il pianeta e poi ripartivano. Alla fine del loro lungo e faticoso viaggio raggiungevano la terra promessa e la suprema felicità. Tuttavia, alcuni si stancarono di spostarsi in continuazione. Questi costruirono villaggi e scelsero di condurre una vita più agiata. Si presero quello che i Cetra e il pianeta avevano donato loro senza dare nulla in cambio. Quelli erano i tuoi antenati, con la scena di lui che indica. Sephiroth, tanto tempo fa, questo pianeta venne colpito da una grave calamità. I tuoi antenati fuggirono in tutte le direzioni, sopravvissero perché si nascosero. La crisi fu scongiurata grazie al sacrificio dei Cetra. Però non lo dici come si chiama la calamità? In seguito, i tuoi antenati continuarono a crescere e a moltiplicarsi. Al giorno d'oggi, tutto ciò che rimane dei Cetra sono questi documenti. Che c'entra tutto questo con te? Non capisci? Un antico chiamato Genova venne ritrovato in uno strato roccioso vecchio di 2000 anni. Sbagliato. Genova è esattamente la calamità che è caduta dal cielo 2000 anni fa. E non è un antico. Questo diede il via al progetto Genova. Il progetto Genova aveva lo scopo di creare umani con le abilità degli antichi, ovvero dei Cetra. Sì. Il progetto Genova è vero che aveva lo scopo di creare appunto degli esseri umani con il DNA dei Cetra, solo che prendendo Genova come esempio non era l'antico. Tu stavi creando degli esseri umani infusi di un potere alieno.
e non infusi col DNA degli antichi, il che è diverso. Aveva lo scopo di creare me. Creare? È così. Il professor Gast, capo del progetto Genova e geniale scienziato, mi ha creato. È vero che il professore Gast era capo del progetto, ma quello che ha fatto tutto di nascosto è Ogio. Come cazzo l'hanno fatto camminare? Sephiroth? Fuori dai piedi, sto andando da mia madre. Che brutta camminata che gli hanno fatto fare. È perché lui effettivamente nel gioco originale tipo cammina così, come se fosse... cioè proprio come se fosse incazzato, no? È come se camminasse tipo arrabbiato in questa maniera. Tipo testa bassa, muso dritto e via. Comunque, vedete, anche Sephiroth ovviamente non è riuscito a leggere tutto. E anche Sephiroth non è riuscito effettivamente a comprendere tutto, perché non è tutto vero quello che ha letto. È vero che il professor Gast era il responsabile del progetto Genova, ma c'è anche da dire che il professor Gast fallì i suoi esperimenti, mentre invece Ojo ci riuscì. E non condivise i suoi successi con Gast. Ed è per questo che si divisero Gast e Ojo. Esatto, tutto alle fiamme. Oh, sei tu, sei ancora sano di mente, vero? Allora vieni qui e aiutami. Io controllo questa casa, tu prova in quella laggiù. Sephiroth, è terribile. Sephiroth, come hai potuto? E qui c'è una delle scene probabilmente più emblematiche di Sephiroth. L'animazione della testa tagliata addirittura. Una delle scene più emblematiche di Sephiroth. Lui che sparisce praticamente tra le fiamme dopo aver ammazzato due innocenti. Che fregno. Cioè, questa scena la conoscono tutti. Proprio letteralmente tutti. In un modo o nell'altro hanno avuto modo di vedere questa scena. Cioè, proprio è una di quelle scene che tu, almeno una volta nella vita, hai visto per forza. Beh, Sephiroth, diciamo che è impazzito grazie. Per colpa, in questo caso, delle rivelazioni che ha letto. Papà. Ecco, questa è la stessa scena, il ricordo che abbiamo avuto al reattore. Sephiroth. È stato Sephiroth, non è vero? Sephiroth, Soldier, i reattori Mako, la Shinra, tutti. Li odio tutti. Papà di Tifa che ormai è morto perché non si può interagire con lui e via. Madre, sono venuto a trovarti, ti prego, apri la porta. Come hai potuto uccidere mio padre? Come hai potuto uccidere tutti gli abitanti del villaggio? Ah! Dici. Tra l'altro crollata dalle scale senza essersi rotta la spina dorsale.
Se fossi stata in pericolo, avevi detto che saresti venuto. Me l'avevi promesso. E poi, tra l'altro, l'ha tagliata. Cioè, le ha dato un colpo di katana e non ha avuto le cicatrici né niente. Cioè, lei tranquilla. Probabilmente sono state le tette che hanno. Vabbè, mi dissocio ovviamente da questa cosa. Tipo, hanno fatto rimbalzare la spada, no? E tipo, non l'ha colpita. Vabbè. Madre, riprendiamoci il pianeta insieme. Ho avuto un'epifania. Raggiungiamo la terra promessa. Sephiroth. Perché hai ucciso tutti i cittadini? Perché hai ferito Tifa? Sephiroth, rispondimi. Madre, sono tornati. Avresti dovuto dominare questo pianeta. Eri più forte, più intelligente. Ma poi arrivarono. Bello con la sequenza filmata. Quegli stolti inferiori. Arrivarono e ti sottrassero questo pianeta. Ma non essere triste, madre. Sono qui con te adesso. Tra l'altro ben fornita la piccola Genova. Non essere triste. E della mia tristezza allora? La mia famiglia? I miei amici? Il dolore di aver visto bruciare la mia città natale? Non è forse la stessa tristezza che provi tu? La mia tristezza? E per cosa dovrei essere triste io? Io sono il prescelto. Sono stato scelto per dominare questo pianeta. Ecco, qui Sephiroth ha letteralmente raggiunto il suo stato di follia. Cioè, questo è il Sephiroth umano che ha raggiunto la follia. Letteralmente. Mi è stata donata la vita con lo scopo di sottrarre il pianeta e a voi esseri inferiori e restituirlo ai Cetra. Perché mai dovrei essere triste? Sephiroth, mi fidavo di te. No, tu non sei il Sephiroth che conoscevo. Tan 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 tan. Anche questa inquadratura che ricorderà qualcosa in futuro. E qui finisce la mia storia. Aspetta un attimo, che è successo dopo? Non me lo ricordo. E che fine ha fatto Sephiroth? Considerato quello di cui era capace, non credo proprio di averlo sconfitto. Sephiroth è stato dichiarato ufficialmente morto. L'ho letto sui giornali. I giornali li stampa tutti la Shinra. Non ci si può fare troppo affidamento. Voglio scoprire la verità. Voglio sapere cosa accadde. Ho combattuto contro Sephiroth e sono sopravvissuto. Perché non mi ha ucciso? Sono vivo anch'io, tra l'altro. Ci sono troppe cose che non tornano. Genova, per esempio. Si trovava al palazzo Shira, giusto? La Shira l'avrà spostata da Nibelheim a Midgar. E poi qualcun altro l'avrebbe presa? Perché è scomparsa anche da lì? Sephiroth? Ah, non ci capisco niente. Io me ne vado, cervellatevi voi su questa storia, se ci tenete. E ora vi faccio chiarezza su tutto quello che è successo. Ehi, Cloud, preparati che ce ne andiamo da qui. E qui possiamo tranquillamente rispondere. Ok. Forza, muoviamoci. Che seccatura. Cloud? In che condizioni ero dopo che Sephiroth mi aveva colpita? The Keyblade Master, grazie per il follow. Ho temuto il peggio, è stato orribile. Ecco, quell'altro Cloud è entrato. No, no, ancora no. Io, gli antichi, Cedra, Genova, Sephiroth e me. Andiamo, Barrett ci sta aspettando. E
storia affascinante. Allora. Qui bisogna un attimo fare chiarezza. Qui ci vuole un attimo, proprio 5 minuti, un attimo, bisogna fare chiarezza. Perché? Tifa ha fatto delle domande a Cloud, ovviamente ha fatto delle domande molto precise a Cloud, anche perché effettivamente Cloud non ricorda cosa è successo dopo, diciamo, quello scontro o comunque dopo quel ipotetico scontro, anche perché ancora non abbiamo gli elementi per poter definire il tutto, ma Tifa ha aggiunto il particolare più importante di tutti, ovvero Sephiroth è stato dichiarato ufficialmente morto. È vero anche quello che ha detto Aerith, ovvero il fatto che Sephiroth o in generale i giornali vengono scritti dalla Shinra. Quindi giustamente la verità in quel caso potrebbe essere stata manipolata. Ma vi dico io quello che successe quella volta. Cloud ha ucciso Sephiroth. Cloud ha letteralmente ucciso Sephiroth. È riuscito a uccidere Sephiroth. Ovviamente Cloud non pensava di riuscirci, perché comunque Sephiroth in combattimento era fenomenale, era straordinario, era uno dei combattenti più forti che si poteva effettivamente avere a quel livello, diciamo, o comunque che si poteva avere in quel periodo storico. Ma Cloud l'ha sconfitto, perché Sephiroth, ovviamente colpito dalla sua follia, non era lucido. Era molto distratto e non era il classico combattente che in un modo o nell'altro avrebbe potuto sconfiggere chiunque. Per cui cosa succede? Che Cloud riesce effettivamente a uccidere Sephiroth, ma la cosa più importante è che Sephiroth cade all'interno del reattore Mako. Cadendo all'interno del reattore Mako, viene pervaso dall'energia, ovviamente, del pianeta, quindi dal life stream, il flusso di vita e ovviamente di conoscenza che gli antichi in quel momento stavano preservando. Come ha spiegato Sephiroth stesso, la materia, o comunque in generale il life stream, che loro ovviamente definiscono come Mako, riesce a cristallizzarsi. Quindi cosa è successo? Sephiroth, nel momento in cui stava per morire, è stato letteralmente cristallizzato all'interno del Mako. È stato letteralmente reso una materia, fondamentalmente. Proprio perché il corpo di Sephiroth viene conservato e preservato all'interno del Lifestream. Che cosa succede quindi? Che Sephiroth, rimanendo a contatto con il Lifestream, acquisisce tutte le conoscenze e tutto ciò che i Cetra in realtà hanno sviluppato durante gli anni. Ma quindi la domanda è: se Sephiroth è morto, chi è quello che noi andremo ad affrontare su Final Fantasy VII? Niente poco di meno che Genova stessa. Genova stessa, così come vi ho detto in precedenza, era una calamità che aveva la possibilità di cambiare la sua forma. E Genova assume la forma di Sephiroth stesso. Il vero Sephiroth è morto in quella sera. Il vero Sephiroth è morto a Nibelheim. Il vero Sephiroth è stato ucciso da Cloud. Ed è anche per questo che il cambiamento caratteriale di Sephiroth e del nuovo Sephiroth, che in realtà è Genova, sono totalmente diversi. Il vecchio Sephiroth era irrazionale, impulsivo, completamente pazzo, o per meglio dire quello che avete visto a Nibelheim. Era completamente irrazionale, era letteralmente impazzito dalla rivelazione di essere stato creato in quel modo. Mentre invece il secondo Sephiroth, quello che avremo modo di poter vedere all'interno della storia di Final Fantasy VII, è totalmente diverso. Perché, avendo acquisito la conoscenza degli antichi ed essendo in quel caso la manifestazione fisica di, ovviamente la manifestazione fisica di Genova, non può assolutamente essere, in un qualche modo contaminata, tra virgolette. Quindi aspettate un secondo che intanto
Sti link li togliamo. Che ovviamente. Ok, perfetto, così siamo a posto. Diciamo che non è neanche carino così come primo messaggio, però vabbè. Però effettivamente Genova è totalmente diverso. Cioè, il Sephiroth che noi vediamo successivamente è totalmente diverso rispetto ovviamente a quello che abbiamo visto a Nibelheim, perché il comportamento è ovviamente tutto, è letteralmente tutto diverso. Ma poi avremo modo di poterlo vedere meglio, perché all'interno del gioco determinate, diciamo, determinati retroscena avranno modo di essere sviluppati in un modo o nell'altro. E tutto ciò che non verrà sviluppato dal gioco stesso ve lo racconto io, quindi non è un problema. Ah, Cloud, volevo darti questo. Ok, hai ottenuto il PHS, sarebbe il phone. Apri il menu e seleziona PHS per cambiare i membri della squadra. Ok, il PHS può essere usato solo sulla mappa del mondo o ai punti di salvataggio. Quindi adesso finalmente ho la possibilità di poter cambiare tutti i membri del party come e quando voglio. Con il PHS possiamo sentirci in qualunque momento. Ok, allora andiamo. Perfetto. Ora vediamo se già c'è perché. Dovrebbe esserci il Mega Elisir qua, però non so se c'è dopo. No, mi sa che dopo. Prima devo uscire dalla città. E poi devo rientrare. Ehi, senti questa. Poco fa ho visto un tipo con un mantello nero dirigersi a est, verso le praterie. Portava con sé una lunghissima spada dall'aria omicida. Faceva paura, credimi. Ecco, questo è il classico suggerimento che ti viene messo lì praticamente nella mappa se tu in quel momento non sai effettivamente cosa devi fare e non sai come sei combinato. Quindi dici, sì, ma adesso che devo fare? Ecco, praticamente lui ti dice adesso cosa devi fare. Ovvero andare verso quella direzione e incontrare il tizio. Allora, in questo momento possiamo avere anche il PHS, cosa che sfrutterò poi io per, diciamo, in un secondo momento per livellare le limit dei personaggi, anche perché comunque avremo modo di livellare un altro personaggio in contemporanea, quindi voi già avete capito benissimo di chi sto parlando, vedete, e da questo momento in poi possiamo cambiare i membri del party come e quando vogliamo, cosa che ovviamente non farò. Cosa che non farò perché vi ricordo che avere Barrett all'interno del team aumenta la mia affinità con lui. Quindi, ah no, vero, qua abbiamo finito i sblocchi, quindi dobbiamo salvare da questo lato. Eccoci qua. E adesso, una volta usciti da Calm, rientriamo. Perché dovrebbe apparire come oggetto all'interno della locanda il Mega Elisir. Che si dovrebbe trovare. Dovrebbe essere qua. Esatto. Non ci arrivo. Dobbiamo essere insistenti. Ok, abbiamo ottenuto Mega Elisir. Questo è uno degli oggetti probabilmente più rari di tutto il merchandise praticamente di Final Fantasy in generale. Perché giustamente il Mega Elisir è un Elisir dato a tutto il team. E prendere un Mega Elisir, diciamo, a questo livello del gioco, direi che è abbastanza particolare. Allora, ordina. Così. Perfetto. Vedete, così adesso abbiamo la disposizione degli oggetti che praticamente più ci aggrada. Adesso possiamo uscire. Finalmente possiamo abbandonare Calm, almeno in questa fase di gioco. Quindi salviamo. Nello stesso blocco, tanto non è cambiato niente. E quello che dobbiamo fare adesso è seguire la mappa perché, come ci ha detto il tizio, praticamente c'è stato Sephiroth, perché il tizio col mantello nero che è andato verso est, ovviamente si è diretto verso una zona che dovremo esplorare. Allora, questi in realtà posso anche non affrontarli in realtà perché tanto non mi danno niente di che. Cioè, li possiamo combattere così, giusto per.
abbiamo Matra Magia, utilizziamola visto che l'abbiamo imparata. E guardate quanti danni fa Matra Magia. Diciamo che l'unica cosa, diciamo l'unico difetto di Barret adesso, in questo momento, è che avendo la tenaglia atomica, purtroppo non possiamo tenerlo più in seconda linea, perché io mi ero dimenticato che Barret era in seconda linea. La tenaglia atomica non è un'arma dove, che cioè, non è un'arma che permetta a Barret di sparare. È molto più utile dal punto di vista degli alloggi delle materie, perché come potete vedere, praticamente possiamo disporre le materie un pochettino come ci pare e piace. Quindi, dato che effettivamente Barret in questo momento non può attaccare con, diciamo, non può attaccare con le sue, diciamo, con le sue materie, gli diamo la Omni più l'Ardente. E poi qui gli mettiamo l'Eclettica. No, la curatrice già ce l'ha. Anzi, no, la curativa è per l'Esna. No, vabbè, lasciamo perdere. Mettiamo la... Ok, la Tellurica, che è la magia di terra, che quindi dà sisma, quindi va benissimo così. E poi invece a te diamo la curativa, così puoi togliere gli status negativi. E a Cloud, giusto per farla aumentare, gli diamo... La possibilità di rubare, anche se al momento non dobbiamo rubare più niente perché non c'è motivo di rubare più niente. Allora, ok, siamo quasi arrivati. Ecco qua le prime orme del Chocobo. Ah, adesso si apre un altro bellissimo sipario di Final Fantasy VII, probabilmente uno dei più traumatici per i giocatori più novizi o comunque che non hanno mai approfondito la cura e soprattutto lo sviluppo dei Chocobo. Cosa che io invece ho trovato molto stimolante, anche se ricordo che le prime volte che feci in generale il diciamo tutto il percorso per ottenere infine il mio Chocobo è stato puramente a culo. E su questo lo posso completamente dire senza neanche vergognarmi, perché capendolo e soprattutto studiandolo nelle run successive che ho fatto successivamente di Final Fantasy VII, ho scoperto che il procedimento per ottenere il Chocobo perfetto, comunque il Chocobo dorato, il classico Chocobo dorato, è una cosa traumatica. È letteralmente una cosa traumatica, soprattutto se non si rispettano alcuni passaggi che sono particolari da questo punto di vista. Per cui, tra il fatto che io l'ho giocato in inglese e tra il fatto che comunque avevo 10 anni circa quando ho comunque completato il franchise di Final Fantasy 7, 8 e 9, mi ricordo, ero più o meno alle medie, comunque, cioè elementari barra medie, quindi diciamo un periodo che va dagli 8 ai 12-13 anni. Ho completato, diciamo, tutta la saga dei primi Final Fantasy e poi, dai, diciamo, dei 13 in poi, quindi fino all'età che ho adesso, fino ai 29 anni, io praticamente ho studiato, rigiocato e rianalizzato tutti i vari Final Fantasy che mi sono sempre comunque piaciuti all'interno, diciamo, della mia vita. Perché poi se un capitolo ti piace, se un gioco ti piace, diciamo che tu comunque le curiosità e tutto quello che va a trattare il gioco lo vai a leggere, lo vai a studiare, lo vai ad analizzare in un modo o nell'altro. Detto questo, vi voglio parlare un attimo del Chocobo. Perché il Chocobo è un, diciamo, un argomento abbastanza tedioso per molti giocatori di Final Fantasy VII? Perché, come vi stavo dicendo prima, il procedimento per ottenere il Chocobo dorato è letteralmente fastidioso, da un certo punto di vista. In quanto bisognerà catturare diversi Chocobo, farli accoppiare con determinate statistiche e soprattutto farli accoppiare in determinati modi, perché ci saranno anche dei modi per far accoppiare questi Chocobo, per ottenere diversi colori. I colori di base sono l'azzurro e il verde, che abbiamo comunque anche la possibilità di rincontrare poi successivamente in Final Fantasy IX, anche se in Final Fantasy IX abbiamo il Chocobo azzurro, il Chocobo blu, il Chocobo rosso e poi infine il Chocobo dorato. Quindi diciamo che il Chocobo verde in questo caso non viene presentato, ma all'interno di Final Fantasy VII esiste anche il Chocobo verde.
Una volta ottenuto un chocobo azzurro e un chocobo verde, ovviamente in colori diversi, cioè in sessi diversi, perché giustamente bisogna avere due sessi opposti, bisogna far accoppiare questi chocobo sia verde che azzurro per ottenere il chocobo nero. Una volta ottenuto il chocobo nero, bisogna far accoppiare il chocobo nero con un chocobo dalle alte statistiche, però normale, quindi un chocobo classico, però dalle alte statistiche, per ottenere infine il chocobo dorato. Detta così sembra molto facile, ma in realtà ci sono tante cose che ovviamente bisogna fare nel mezzo, ovvero livellare il chocobo, ovviamente durante le corse che potremo fare all'interno del Gold Saucer, portarlo a una taratura o comunque a una classe di livello A e poi successivamente farli accoppiare. Una volta che poi hai fatto accoppiare i chocobo e hai avuto la possibilità di ottenere quello che ti interessa, man mano dovrai anche liberarli. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che tu dovrai rifare praticamente tutte le cose da capo. Quindi bisognerà riprendere i chocobo, bisognerà praticamente farli riaccoppiare, bisognerà riottenere il chocobo di quel colore con gli sessi opposti, farlo accoppiare con quello che hai tu, livellarlo successivamente e via, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, ragazzi, io ho intenzione addirittura. Ho intenzione addirittura di fare delle live extra. Perché voglio portare tutto il breeding, tutto il processo di breeding del Chocobo in live. Giusto per farlo, diciamo, capire anche a chi effettivamente non l'ha mai fatto e fare una sorta di tutorial per il breeding dei Chocobo, in modo tale che chi voglia effettivamente emulare il mio gesto possa poi successivamente fare la stessa cosa. Ovviamente saranno delle live che saranno complete su Twitch, ma che poi andrò a ritagliare e andrò ad editare quando poi le ricaricherò su YouTube. Cercherò di fare un'unica live, se riesco, con i vari tagli, con le varie accelerazioni, eccetera, eccetera, in modo tale da permettere a tutti di effettivamente capire e saper, in un modo o nell'altro, fare il breeding completamente in italiano su Final Fantasy VII. Quindi diciamo che questa è una cosa che voglio fare io, personalmente parlando. Innanzitutto, la prima cosa da fare è parlare con questo Chocobo. Se magari mi ci fai parlare, Cloud. No, e allora mi sa che devo parlare con l'altro. Eh sì, eccolo qua. Qua è. No. E allora è giusto, devo parlare con quello là sotto. Perché devo parlare con quello là sotto? Perché mi devi dare, maledetto tu, la summon. Eccolo. E qui devo scegliere questa. No, forse era la prima? Sì, la prima. Di volta sbaglio. Fanno il balletto. Na 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 na. Con la melodia ovviamente del Chocobo in sottofondo. E poi tra l'altro non era tradotto così, perché io, se non mi ricordo male, c'era Cloud che poteva rispondere in un altro modo in inglese. Cioè poteva rispondere o QE oppure con wah, tipo una cosa del genere. Tipo con una sorta di ruggito. Infatti io mi ricordo che dovevi fare il ruggito. Ecco qua. Hai ottenuto una materia Choco Moguri. E come potete leggere è di colore rosso. Ovviamente la materia di colore rosso è una materia che non abbiamo mai visto in questo momento. E infatti è una materia di evocazione, permette di invocare Choco Moguri. È diciamo un'evocazione di elemento vento, come c'è scritto lì, vedete Choco Moguri vento, e praticamente abbiamo la nostra prima evocazione del gioco, che darò ovviamente a Red, dato che lui è molto più potente per quanto riguarda l'utilizzo delle magie. Benissimo, fatto questo dobbiamo parlare adesso con i proprietari della stalla. Allora, qui c'è il nonnino, Choco Bill. Ha intenzione di attraversare la palude qui vicino? Sì. Allora ti servirà un Chocobo. Cavalcando un Chocobo potrai muoverti molto più agilmente nella palude. E poi è l'unico modo per non vedersela con il Midgar Swarmer.
sarebbe in realtà il Midgar Swarm. In realtà, cos'è il Midgar Swarm? È un serpente mostruoso alto più di 10 metri. Sente il rumore dei passi di chi prova ad attraversare la palude. E all'improvviso, BAM! Attacca. Scommetto che non vuoi averci a che fare, eh? Quindi perché non compri un Chocobo da noi? Per acquistare un Chocobo, parla pure con mio nipote. Si trova nella scuderia al momento, quel grande edificio qui accanto. Ok, va bene. Ora che ci penso, poco fa ho visto un tizio dirigersi verso la palude, attraversare quel posto senza Chocobo. Il Midgar Swarm di sicuro ne avrà fatto un sol balcone. Aveva uno strano mantello nero. Ok, non ci dice nient'altro. Ok, pensavo mi dicesse altro, invece no. Comunque, a quanto pare, Sephiroth si è diretto verso la palude. E tra l'altro ci sarà una bellissima scena, un'altra scena iconica, che si vedrà praticamente dopo che avremo attraversato la palude. Allora, parliamo con Bill. Con Billy? Vuoi un chocobo? Dammene uno. Vecchio mio, sei davvero sfortunato. Vecchio mio? Siamo rimasti senza chocobo. Quelli che vedi qui fuori appartengono ad altri clienti. Però se ti serve davvero un chocobo, perché non provi a catturartelo da solo? Vuoi che ti parli dei chocobo selvatici? Sì. Questo è un altro di quei tutorial che sembrano fatti male, ma che in realtà sono fatti benissimo. A mio avviso, molto meglio di tanti altri tutorial. Devo ammettere che per quanto riguarda il comparto dei tutorial, Final Fantasy VII è fatto decisamente bene. È chiaro, sintetico e riesce ad andare subito al punto. A differenza di tutti i tutorial che ci sono adesso nei giochi, che ti fanno 200.000 paranoie per non farti capire un cazzo. Dove si trovano? Hai visto quelle orme qui fuori? Quando vedi quei segni sul terreno, significa che ci sono dei Chocobo vicini. Ma senza una Choco Esca non usciranno mai allo scoperto, sono diffidenti di natura. Choco Esca? Come suggerisce il nome, Choco Esca è una materia che attira i Chocobo. Solo se le equipaggi riuscirai a scovarli. Senza non c'è speranza. Ok? Quindi la materia devi averla equipaggiata, nel senso di averla attiva su uno slot con un personaggio. Non devi averla nell'inventario, altrimenti non appaiono. Vuoi che ti parli dei Chocobo selvatici? Sì. Come li catturo? I Chocobo selvatici appaiono sempre con altri mostri. Ma finché ci sono i mostri, ti sarà impossibile catturare il Chocobo perché interferiranno. Quindi, per catturare un Chocobo, dovrai prima sbarazzarti degli altri mostri. Il punto è che i Chocobo selvatici sono molto cauti, si spaventano al minimo rumore. Ma dandogli delle erbe speciali puoi distrarli per un po' di tempo mentre ti occupi dei mostri. Vuoi che ti parli dei Chocobo selvatici? Sì. Qualche trucco? In ogni caso non fare mai innervosire un Chocobo. Normalmente sono docili, ma fossi in te non vorrei mai vedere un Chocobo arrabbiato. Inoltre tieni presente che smontando da un Chocobo selvatico questo fuggirà immediatamente. Vuoi che ti parli dei Chocobo selvatici? Va bene così. Bene, che ne dici di parlare di affari adesso? Assolutamente sì. Posso venderti una materia ciocoesca per 2000 gil. Quindi abbiamo un pizzo praticamente da pagare. Quindi ok. Abbiamo preso la ciocoesca. Ti conviene comprare anche delle erbe comunque. Ah, il tempo che impiegherà il ciocobo per mangiare dipende dal tipo di erba che gli dai. Esatto, e qui abbiamo praticamente adesso anche la possibilità di prendere diverse erbe. Ora, quella più comune è l'erba Ghisal, che tecnicamente serve a, diciamo, che serve a mantenerlo tranquillo. Tutte le altre erbe avranno un utilizzo diverso, perché permetteranno al Chocobo, in questo caso, di poter aumentare delle statistiche in particolare. Ecco perché effettivamente ho farmato già una parte dei soldi che comunque andremo ad utilizzare in futuro per quanto riguarderà il breeding dei nostri Chocobo. Ovviamente è troppo presto adesso, anche se volessi mettermi d'impegno non riuscirei a fare nulla, anche perché dovrò andare in altre zone per recuperare le noci. E oltre alle noci, che si potranno farmare da dei mostri in particolare,
Bisognerà anche trovare il maestro dei Chocobo, che si trova in una regione che esploreremo in futuro e che mi permetterà di ottenere altri tipi di erbe. Quindi per il momento l'unica cosa che devo fare è comunque fare una scorta di erbe Ghisal. Direi che 10 vanno più che bene. Perfetto, parliamo ancora con Billy. No, ok, non mi vende nient'altro, anche perché forse devo parlare con lui. Fammi indovinare, hai dovuto pagare molto, non è vero? Per favore, non arrabbiarti con il nonno o con mio fratello. Fanno così da quando mamma e papà non ci sono più. Ehi, senti questa. I Chocobo bianchi adorano quando fai loro il solletico dietro le orecchie. Ma non provare a farglielo da qualche altra parte o si arrabbieranno, capito? Ok. Niente, lui mi parla soltanto delle erbe. Ok, usciamo. Ora, che cosa dobbiamo fare? Andiamo fuori e catturiamo il nostro primo Chocobo. Quindi usciamo. Ora, giustamente la domanda che verrebbe spontanea da fare è: scusami, ma se tu hai detto che i Chocobo devi farli accoppiare, come li fai accoppiare se quelli selvatici scappano automaticamente? È qui che entra in gioco la magagna. E adesso parlerò anche di quello che saranno le stalle. Anche perché noi avremo la possibilità di poter comprare, all'interno ovviamente della fattoria Chocobo, le stalle. Allora, equipaggiamo a Cloud la Chocoesca e cerchiamo dei mostri dove ci sono le orme. Vediamo se riusciamo a prendere un bel Chocobino subito. Eccolo qua. La musica ovviamente è diversa quando appare il Chocobo, perché non ci sarà la classica musica da battaglia, ma ci sarà il Chocobo. Quindi in questo caso, ora però aspetta, l'erba me l'avrà messa in fondo, giusto? Esatto. Diamo l'erba Ghisalla al Chocobo. Nel frattempo eliminiamo gli altri. Così il Chocobo, vedete, nel frattempo mangia e quindi è distratto e non sente i rumori della battaglia. Ecco, ora invece, vedete, dobbiamo fare attenzione perché quando il Chocobo alza la testa, noi dobbiamo ridargli un'altra erba. Nel momento in cui il Chocobo mangia, noi possiamo attaccare gli altri. Ovviamente con Barret non facciamo la limit. Olè. E adesso abbiamo catturato il Chocobo. Ovviamente più siamo bravi ad eliminare i mostri, meno erbe andremo a consumare. Eccoci qua. Cavalcare un Chocobo, premi annulla per smontare. I Chocobo scapperanno non appena smonti. Vedete? E adesso abbiamo praticamente la possibilità di girare col nostro Chocobo.